Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare dei cioccolatini davvero super golosi, facilissimi da realizzare e buonissimi da mangiare. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare questi cioccolatini davvero deliziosi. 190 g di crema di pistacchio, 400 g di cioccolato fondente, Nesquik, Nutella, 160 g di biscotti secchi oppure biscotti zuccherati. Potete utilizzare anche i biscotti con lo zucchero in superficie. Adesso sbriciolate con le vostre mani grossolanamente i biscotti. Dopo aver sbriciolato tutti i vostri biscotti, prendete una ciotola. Versate 190 g di crema di pistacchio. Adesso versate un cucchiaio di Nutella. Un cucchiaio abbondante di Nutella. Adesso versate un cucchiaio di Nesquik. Versate i 160 g di biscotti secchi. In questo caso sono biscotti secchi zuccherati. È il momento di sciogliere 200 g di cioccolato fondente a bagnomaria. Sciolgo il mio cioccolato fondente con 2 cucchiai di olio di semi di soia. Inizio In alternativa all'olio di semi di soia potete utilizzare una noce di burro. Questo renderà più morbido e fluido il vostro cioccolato fondente. Vado a sciogliere il mio cioccolato fondente. Ho sciolto così il mio cioccolato fondente. Questa è la consistenza che dovete ottenere, morbida e fluida. Adesso versate il cioccolato fondente nella vostra ciotola. Con un cucchiaio amalgamate bene tutti gli ingredienti. Dovete seguire i movimenti che vanno dal basso verso l'alto per amalgamare bene la crema di pistacchio, la Nutella e il Nesquik e poi dovete schiacciare così i vostri biscotti. Bene, a questo punto conservate in freezer. Ricoprite con la pellicola e conservate in freezer per almeno 20 minuti. Dopo 20 minuti riprendete il vostro impasto dal freezer. Preparate un vassoio con un foglio di carta forno. Con un cucchiaio prendete un po' di impasto e dovete realizzare delle palline. È importante che prima dove col cucchiaio portate tutto il vostro composto al centro della vostra ciotola, quindi staccate il vostro composto dai bordi e lo portate al centro. Quindi possiamo creare le prime palline. Lo adagiate nella carta forno e fate così per tutte le altre palline. Se volete potete seguirmi anche nella mia pagina Facebook o Instagram come ricette golose di Cartisia. L'impasto risulterà un po' difficoltoso da lavorare con le mani, ma credetemi, il risultato è davvero super goloso, anche se è difficoltoso a creare queste palline perché ovviamente il cioccolato appiccica alle vostre dita, ma credetemi, sono davvero buonissimi. Adesso sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente. Sciogliete il vostro cioccolato fondente o con 2 cucchiai di olio di semi di soia o in alternativa una noce di burro, perché come ho detto prima questo renderà molto più morbido e fluido il vostro cioccolato fondente. Ho sciolto a bagnomaria il mio cioccolato fondente. Adesso semplicemente fate rotolare i vostri golosissimi cioccolatini nel cioccolato fondente. Credetemi, sono una vera e propria delizia. Buonissimi. Uno tira l'altro davvero.
Adesso non ci resta altro che aspettare che il nostro cioccolato fondente si solidifica. E finalmente possiamo gustare questi golosissimi cioccolatini. E voilà, i nostri cioccolatini sono pronti. Se provate anche voi questa delizia, mi raccomando, lasciatemi un commento. Sono buonissimi. Croccanti dentro, morbidi fuori. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!